La tecnologia degli ultimi anni ha fatto passi da gigante nella tutela dell'ambiente. Al padiglione Cavaniglia di Terra Futura sono in mostra le ultime novità nel campo delle energie rinnovabili. Con la domotica, per esempio, è possibile risparmiare il 30% delle bollette in un anno. Semplicemente quando sono in casa e ho delle utenze accese e esco di casa per andare via, con un tasto abbasso la temperatura della caldaia o del climatizzatore, spengo tutte le utenze, posso chiudere le tapparelle, posso chiudere il gas, posso chiudere l'acqua, inserire l'antifurto con un solo tasto. In questo modo la casa si predispone in uno stato in cui non è presidiata, diciamo, internamente dalle persone e quindi abbassa i consumi che sono necessari in quel momento per l'abitazione. Abbiamo scovato anche l'ultima novità in fatto di risparmio energetico, il biogrill, cioè il barbecue ad energia solare per grigliate senza fiamme. Il principio di funzionamento è quello dei pannelli a concentrazione, cioè i raggi solari, se si può vedere, si può inquadrare qua, vengono convogliati in un unico punto tramite uno specchio parabolico e questo punto è il fuoco della parabola dove viene posizionato il cibo da cuocere. Quindi si può cuocere spiedini, carne, pesce, verdure ed altro. Molto ampia quest'anno l'area della mobilità ecosostenibile. In rassegna importanti realtà della filiera elettrica, dai mezzi leggeri ai veicoli commerciali, dalle colonnine di ricarica alle pensiline fotovoltaiche, dai servizi di noleggio alle novità del settore. La sezione vede protagonista quest'anno il progetto speciale Svolta Elettrica. Nell'area esterna vi attende un circuito di prova con vetture d'eccellenza, la DeLorean Full Electric Retrofit, mitica auto di ritorno al futuro, equipaggiata di un potente motore elettrico e protagonista della prima Electric Race Milano-Roma e il primo test drive nazionale della E-Smart Retrofit, pronta per la commercializzazione. Interessanti aggiornamenti anche sul gruppo d'acquisto per le auto elettriche. Se tu recuperi un veicolo endotermico, lo fai diventare veicolo elettrico, risparmi prima di tutto energia che è già stata utilizzata per trasformarlo e poi appunto ridai una nuova vita che sarà una vita molto lunga in elettrico, in full electric. Consideriamo che mediamente per percorrere 140 km si spendono meno di 2 euro. Anche internet dà una mano con progetti innovativi. Il portale bicitalia.org, per esempio, mappa oltre 26.000 km di rete cicloturistica italiana. Il carpooling, invece, è il focus del portale linkar.org, che ha lo scopo di diffondere la condivisione dell'auto per viaggiare. I viaggi condivisi sono pensati per dare la possibilità alle persone che devono raggiungere la stessa meta di formare un unico equipaggio. Oltre al risparmio individuale, anche i vantaggi collettivi sono evidenti. Meno auto in circolazione significa meno emissioni, meno consumo di carburante, meno traffico, meno aree necessarie per il parcheggio, perché il risparmio energetico fa bene all'ambiente e anche al portafoglio.